fosse stato per quel tiro finito poi nell'angolino imparabile, avresti guardato una bella partita oggi, guardala questa. Sì, purtroppo sono passati in svantaggio, probabilmente se fossimo passati in vantaggio noi la partita sarebbe andata in modo diverso. Non abbiamo sfruttato l'occasione, purtroppo abbiamo fatto, secondo me, a mio parere, una grandissima partita di grande intensità e purtroppo è successo che abbiamo pareggiato, però andiamo avanti, il campionato è lungo e abbiamo tutto il tempo per continuare a fare un grande campionato e centrare il playoff. Secondo me in questo momento è più giusto guardare dietro oppure magari fare ancora un pensierino a quelle due che sono lì davanti? Ma secondo me sia per arrivare ai playoff comunque devi fare un grandissimo campionato perché devi arrivare tra le prime tre e le prime quattro e anche arrivando quarti non è detto che tu sia dentro i playoff. Ovvio che noi proviamo a vincerle tutte, vediamo tra qualche partita dove saremo, quanta distanza c'è tra la prima, quanto... Noi ci proviamo comunque, non è che noi andiamo in campo per provare a vincere sempre, come anche oggi, poi sono partito dove ti va bene, che riesci a fare il gol all'ultimo minuto, che la riesci a sbloccare subito, che riesci a vincere, altri invece dove, come oggi, sei costretto al pareggio, oppure ti beffano e rischi anche di perdere queste partite. Si vede la differenza tra la Juve Stabia e quelle due che sono davanti proprio magari nel cammino con le piccole. Prendo ad esempio proprio il Martina, che non è sicuramente una grandissima squadra di questo campionato, però ha imposto il pareggio sia all'andata che al ritorno alla Juve Stabia. Potevano essere 4 punti in più se consideriamo del ritorno, quindi una classifica diversa. Ma c'è anche da dire che abbiamo perso con Salernitana e Benevento, per cui è un po'... Non è che abbiamo più difficoltà con le piccole o con le grandi, dipende. Anche comunque non è mai facile vincere contro queste squadre, soprattutto fuori casa. Infatti ha costretto al pareggio anche la Salernitana e il Benevento, hanno perso punti contro, diciamo, le squadre meno blasonate. Per cui sappiamo che è un campionato tosto e non sarà facile vincere da nessuna parte. Una curiosità, tu sei di proprietà del Parma, come vivi questa situazione del Parma, questa situazione solitaria che cambia in pratica di minuto in minuto? Ma guarda, sinceramente io è da un po' di anni che sono lì e vedo un po' tante cose che non funzionano, però vabbè, adesso io mi concentro con la Juve Stabia, purtroppo è venuto a fare questa situazione. Io da parmigiano mi dispiaccio molto perché comunque è sempre la squadra della mia città, ero tifoso. Andavo anche allo stadio a vedere il Parma, mi dispiace tanto vedere una società gloriosa come il Parma è presa in giro, che i tifosi vengano presi in giro così, perché non è per me accettabile, ecco. Senti, la settimana scorsa sei stato sfortunato per quella zolla, no? Però questo tiro a me non sembrava così imparabile, cioè c'è stato qualche... No, infatti ho visto io il filmato, non si vede bene perché è un po' coperto, ma quella palla si è alzata di... cioè è una cosa impressionante. No, stava proprio andando verso terra. Quello di Barletta, vedete cosa oggi? Ah, no, Barletta è stato sfortunato. Barletta c'era la zona, oggi è un po' coperto. Forse oggi... Sì, la tribuna stampa sembrava... Ha fatto comunque un tiro all'angolino, l'ho vista partire leggermente in ritardo, io da quel momento ho spinto al massimo, sono andato al massimo, poi la dovrei rivedere per vedere se potevo fare qualcosa di più. Però è ricoperto sul... No, oggi, no, quello di Barletta. No, oggi è ricoperto quando erano il giocatore del Martino a calciare, l'ho visto in ritardo per questo. Eh sì, l'ho visto appena un po' in ritardo, però non... comunque dopo io ho dato... cioè la mia sensazione è quella di averci provato... fino alla fine proprio non ci sono arrivato di tanto, ecco, non è che non ci sono arrivato di poco. L'ultima cosa, proprio ritornando al caso del Parma, Mirante, che di essere a mare, lo conosci, probabilmente sarebbe potuto andare lì, invece ha deciso di restare. E ovviamente sai che in questo momento è difficile anche per lui, che è il portiere di quella squadra. Come giudichi la sua scelta? Sicuramente ha dimostrato l'attaccamento alla maglia e la serietà, anche se con le vicende.
vicende che sono successe, avrebbe potuto benissimo andare via un portiere come lui che ha parecchie, non avrebbe difficoltà a trovare squadra, per cui ha dimostrato l'attaccamento comunque a quella maglia che gli ha dato grandi soddisfazioni, ecco. E probabilmente anche alle persone che hanno creduto in lui quando l'avevano preso dopo comunque dei campionati o da secondo o non brillantissimi, ecco. Per cui ha fatto benissimo a Parma e gli auguro insieme al Parma di continuare a fare molto bene.